Allora, purtroppo stiamo cercando di mettere come dire, una pezza su quella che è stata un'azione della Regione Lazio nel 2015. Chiaramente la nostra azione politica è limitata perché la competenza è regionale, però vogliamo dare il nostro messaggio. Vi spiego velocemente che cosa è successo. Ci sono circa 70.000 microcitemici nel Lazio e queste persone hanno non la definirei patologia, ma una particolarità nel sangue. E due scienziati nel 1943 qui in Italia scoprirono questa malformazione. Silvestroni e Bianco fondarono nel 1954 il centro di microcitemia e questo centro è stato attivo fino al 2015. Qual è la particolarità di questa, diciamo, malformazione? È che se due microcitemici procreano, rischiano di generare un figlio talassemico, che è una cosa, come dire, drammatica, la definirei drammatica. Perché? Perché praticamente quello che è stato fatto in questi 40 anni dal centro di microcitemia è stato quello di prevenire questo tipo di, io li definirei incidenti. Perché? Perché se due persone microcitemiche sono consapevoli di esserlo, possono fare una scelta libera. Purtroppo oggi questo tipo di prevenzione non esiste più. Quella che tutti noi nel Lazio e a Roma in particolare abbiamo scoperto all'età di 14 anni, quando il centro di microcitemia veniva nelle scuole e faceva le analisi ai bambini per allertare alcune situazioni, insomma, di rischio. Purtroppo è stata cancellata con un colpo di spugna, cioè l'azzeramento delle nascite di bambini talassemici che si era registrato proprio grazie a questa attività non esiste più. È demandato tutto alla coscienza delle persone, cioè se delle persone hanno un medico di base lungimirante, li manda a fare analisi del sangue a spese loro, col contributo della Regione Lazio. A quel punto capiscono se c'è un rischio o no. Questa è una cosa devastante, perché noi per risparmiare 1,5 milioni di euro all'anno abbiamo riversato sulle spalle dei cittadini romani e laziali una responsabilità non solo economica, ma soprattutto di vita allucinante. Quindi quello che noi chiediamo con questa mozione è molto semplice. Sicuramente ci impegneremo come Roma Capitale per sostenere la riapertura di questo centro, per valorizzare e per tornare a fare ricerca, perché alcune prerogative del centro sono state affidate a semplici laboratori analisi. Quindi la peculiarità di questa malattia è stata completamente, come dire, tralasciata, forse dimenticata e forse anche sottovalutata dalle istituzioni. Quindi io veramente spero che ci sia un'ampia condivisione. Mi dispiace veramente che noto, ma forse sono semplicemente fuori dall'aula, che tutto il PD è assente, magari rientreranno nel momento del voto e quindi voglio veramente sensibilizzare tutti perché un patrimonio così importante, anche di ricercatori, di menti, non deve essere azzerato per una mera problematica di budget. Cioè, dietro un budget ci sono delle persone. Noi corriamo rischio oggi, veramente come comunità, come collettività del Lazio,
di spendere molto di più e di generare dei drammi. Quindi io veramente vi invito a votarla favorevolmente, spero che rientrino anche i consiglieri del PD che sono attualmente fuori dall'aula. Grazie a tutti.